È arrivato il momento di svapare. Svapomue. È una partita che vale un campionato, quella che disputano oggi Eclanise e Serino, seconda rispettivamente e quarta classificata. Oggi veramente è uno snodo importante in chiave playoff per le due formazioni. Una vittoria dell'Eclanese manterrebbe a distanza quantomeno la quinta posizione e quindi consoliderebbe l'attuale distacco, evitando di fatto la semifinale tra la seconda e la quinta classificata per i playoff. Una vittoria del Serino invece spalancherebbe le porte ai playoff completi, quindi seconda contro quinta e terza contro quarta. Dove sono Narciso da Canfora, a Canfora, tutto sulla Canfora, il tiro di Canfora, Bruno ci mette una pezza! Bruno! Questa volta Coffi, ancora Cipolletta. Da noccia dei compagni, poi la palla è per Acanfora in posizione regolare. Acanfora, ancora Acanfora, Acanfora prova a scavalcare ancora fuori. Incredibile! La seconda. Eccoci per la seconda frazione di gioco tra Eclanese e Serino. Ricordiamo il punteggio: siamo sullo 0-0 nella prima frazione di gioco. Una partita molto intensa, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Con il Serino che ha avuto due occasioni nitide con Daniele Acanfora, che una volta si è visto respingere un tiro da Bruno e un'altra volta invece ha calciato fuori. Tutto pronto con il direttore di gara che dà un'occhiata al cronometro e si inizia in questo momento per la ripresa con Minauda. Salta secco Galeone, anche Savino, 40, ancora 40, salta un uomo, poi finisce a terra. Secondo il direttore di gara non c'è fallo e addirittura chiama una simulazione del numero 11 giallo-blu ed è espulso 40 perché già era ammonito. Questa può essere una decisione che peserà sul match. Espulso 40, secondo il direttore di gara, simulato il numero 11. Vedremo poi con l'ausilio del replay. Legge tutto Narciso, però. Allora Manco si gira molto bene. Salta Bolognese, ancora Manco, salta Della Valle. Viene esteso, secondo il direttore di gara, però non c'è fallo. Allora allarga 5 per Pugliese contro Coluccino e chiama un calcio di rigore. Il direttore di gara per un fallo di Coluccino su Pugliese. Probabilmente avrà visto un fallo di mano il direttore di gara, ma c'è da vedere, c'è da verificare che cosa sia successo. Parte 5 contro D'Andrea, 5, spiazza il portiere del Serino, Luigi 5, e porta in vantaggio l'Eclanese quando siamo giunti al quindicesimo minuto di gioco. E dedica anche il gol al presidente Casale. Cipolletta che riesce a raggiungere la sfera. E arriva il calcio d'angolo. Secondo i calciatori del Serino che protestano violentemente, c'è stato un fallo di mano di guardabascio. E mano netta, dice Cipolletta. Protestano notevolmente i calciatori del Serino. Far salire i suoi. Tutti davanti, anche De Nunzio, la palla è proprio per lui, lascia scorrere dove c'è Manco, uno contro uno, con guardabascio, Manco entra in area, Manco, arriva il tiro, finisce di pochissimo fuori, il tiro di Alessandro Manco, l'occasione del pareggio per il Serino, Bruno, c'è rilancio, Narciso controlla, Sommella, prova lungolinea, 5, riesce a controllare, poi la palla è per Romano, esce D'Andrea, serve Coluccino. Coluccino, salta un avversario. Coluccino, e c'è il fischio finale da parte del direttore di gara. Finisce qui la sfida tra Eclanese e Serino. L'Eclanese vince una partita importante, importantissima per le proprie sorti.